Buongiorno, benvenuti all'unboxing number 2, che sinceramente non pensavo di fare così presto, ma il postino è passato addirittura 2 volte in una sola settimana, vabbè, incredibili, e quindi me lo ritrovo già a casa per fortuna e l'ho anche già aperto, perché sinceramente non ho resistito, è uno dei giochi che più aspettavo quest'anno, forse quello che più aspettavo, cioè Dark Souls Limited Edition, perché era solo Limited Edition, l'ho comprato il day one da Zabbi a 45 € e mi è arrivato in 2 settimane praticamente. Quindi diciamo andare un pochettino, qua davanti c'è questo tizio qui che devo ancora trovarlo perché ci ho giocato un'oretta e mezza tipo, ma dietro Prepare to Die con questo tizio qui che mi pare l'ho anche già trovato e mi ha anche già ucciso, mi pare, vediamo, non mi ricordo. Quindi tutto qui, 16 più, aspetta, che 16, perché c'è un po' di sangue forse, sì. Mi hanno già impalato un paio di volte, quindi sì, c'è sangue e boom. Poi ovviamente il disco, con dietro la stessa cosa della scatola. Questo qui non ho idea di chi sia. E basta, basta, andiamo dentro. Dentro il disco di gioco, libretto e questa meravigliosa carta con un codice che ti permette di scaricare la colonna sonora, dietro le quinte il mini strategy guide. Libretto che non viene fuori, non viene fuori, però comunque in bianco e nero, ovviamente in inglese, sono 15 pagine, 14, 15 pagine, 15 pagine, questo è il discreto. Tutto qua insieme al gioco, l'artbook, solamente il primo artbook che ho, perché io non vado mai a comprare limited edition, ma comunque colonna sonora, ma era già dentro la colonna sonora. Boh, comunque 23 tracce, colonna sonora, meglio così. La colonna sonora di Demon Souls era bellina, quindi speriamo che sia bellina anche questa. Ma comunque penso proprio di sì. Dietro le quinte che in teoria era, vabbè, lasciamo perdere. E artbook, facciamo vedere un pochettino il mare, questo qua devo ancora pescarlo, ci ho giocato troppo poco, se, vediamo se riesco a riconoscere qualcuno. Eccolo qua, questi qui mi pare che li ho incontrati e mi hanno anche tipo aperto, cioè mi hanno dato un colpo, io l'ho parato, ma mi hanno ucciso lo stesso. Mi hanno tirato via tutta la stamina e tutta la vita. Facciamo vedere ancora un poco, dai. Sono troppo corto. Il video intendo. Buon dai. Tutto qua, Dark Souls Limited Edition. Bellissimo, bellissimo. Veramente uno dei giochi più belli di quest'anno, secondo me, anche se devo ancora giocarlo. E niente, comunque ho. Pensavo di essere l'unico a giocare a questo gioco, ma comunque ho visto per YouTube molti unboxing, quindi sono contento che piace a, non solo a me, insomma. E basta, basta, dai, per l'unboxing number 2 è tutto. Penso che non farò unboxing per molto tempo, forse a dicembre una, ma non sono sicuro, dipende, non dipende da me, non dipende da me. Dipende dal negozio se. Che quello poi voglio prendere sold out, quindi se non è più sold out lo ordino, se no prendo l'edizione normale. E basta, basta, basta. Vi saluto, ciao!